Il tempo delle carrozzole era preannunciato varie settimane prima dal rito che avveniva nelle case. La semina nei vasi di piantine tenute al buio in modo che crescessero bianche e non verdi. I vasi venivano portati in chiesa per ornare l'altare il giovedì santo, quando l'altare diventava il sepolcro di Gesù. Le campane tacevano e al loro posto suonavano le tarozzole, che dovevano essere portate in giro a far sentire la loro voce. Al quartiere, alle tavernole, alla palazzina, all'officina, al casone. Lo facevano una volta il venerdì, una prima volta il venerdì santo, per annunciare la processione. Era una processione particolare, perché si svolgeva nel primo pomeriggio e con un percorso più breve del solito, e poi perché si portava la statua del Cristo morto a mano, come se fosse una barella, seguita da una statua della Madonna più piccola di quella della Madonna delle Grazie. Non erano più così la Madonna e Gesù al di sopra di noi, ma come una trasposizione scenica del Figlio di Dio che si era fatto uomo, una madre che tra noi piangeva il Figlio crocifisso. Nei nostri ricordi, quelli della Settimana Santa erano giornate dal cielo grigio, ma non fredde, con l'aria di scirocco che preannunciava il tepore e i profumi della primavera persanese. La sera di sabato le tarozzole suonavano per la seconda volta e nell'oscurità e nell'immaginario di tutti quel suono non era provocato da un ragazzino che agitava una tavoletta di legno, ma da Persano che chiamava a raccolta se stesso. La funzione religiosa della notte di Pasqua aveva inizio sotto il porticato del Palazzo Reale. Da un braciere Don Vittorio accendeva il cero pasquale e, seguito dai fedeli, entrava nella chiesa che restava al buio fino al momento in cui la sua voce forte e bella esplodeva in una gloria che era anche il segnale perché simultaneamente tutte le luci si accendessero. Cadesse il grande drappo viola che nascondeva l'altare maggiore e le campane cominciassero a suonare a distesa. La domenica di Pasqua era la classica, prevedibile giornata di festa, incentrata sul pranzo, al termine del quale c'era la piccola emozione di aprire un uovo di cioccolato, mai molto grande e di qualità spesso discutibile. Accanto all'uovo di cioccolato era possibile trovare, ma lo sarebbe stato ancora per poco, l'uovo vero, cotto su un antico e tipico dolce pasquale, il pizzicotto. Il lunedì venivano diversi ospiti là fuori per quello che chiamavano picnic di Pasquetta e che noi, non ancora intrisi di modernismi anglosassoni, chiamavamo cuciniello. Percepivamo negli ospiti la meraviglia e il piacere di ritrovarsi per un giorno in un ambiente bello, affascinante, in cui noi avevamo avuto la fortuna di vivere, molti anche di nascere, ma che comunque prima o poi avremmo dovuto lasciare. Abbiamo poi capito che in realtà noi, pur sparsi per il mondo, non abbiamo mai abbandonato Persano. Lo dimostrano i ricordi che spesso rievochiamo di quei giorni e il legame, invisibile ma forte, che ancora ci tiene uniti, e lo dimostra la gioia che proviamo quando ci ritroviamo, come questa sera, anche a distanza di anni. Per questo, nelle notti di Pasqua, dovunque noi siamo, continuiamo a sentire il suono delle tarozzole, che ancora si diffonde tra le case e nell'aria, mite e profumata di persone.